mare di melodia, il nostro spirito vola, divorando il sapere con il fuoco che divora l'erudizione che cerca. Scienza, rivelando segreti con pura reverenza. In this realm of thoughts where minds engage, Elysir echoes through the ages. Is our quest to seek to find the alchemy of the human mind, the raw to wisdom, the tale untold, philosopher's stone, we dare. Un saluto a tutti amici da Jack e Cla di Elysir Podcast, benvenuti, bentrovati con noi. Ciao Cla, come va? Buonasera, buonasera, tutto bene, finalmente torniamo col wrestling. Torniamo col wrestling in maniera strepitosa perché andiamo a uno degli eventi più famosi che è quello WrestleMania 30, 6 aprile 2014, da il posto più tranquillo del mondo che è New Orleans, Louisiana. Bellissimo posto. Ah, nel Bayou. Okay. Bayou, sì. ovviamente, nel Bayou. Ovviamente, che se non vi piace qualcuno, potete buttare uno con i coccodrilli. Si risolve il problema. È la classica cosa del Bayou. Regge. E allora, è un anno interessante, perché ovviamente è l'anno che ci fu la controversia che la gente tifava in tutti i pazzi per Daniel. Arriva la Royal Rumble e torna Batista e vince Batista. Fu accolto molto male, dovevano fare Batista contro Triple H quell'anno, era praticamente già scritto da tempo. È andata un po' così. Mi ricordo. Sì, e allora fanno, ma guarda, allora, facciamo così, Batista e Randy Orton, ok, praticamente Randy Orton era il campione del mondiale, Batista ha vinto la Rumble, ok, e allora Daniel Bryan può entrare, ma deve battere Triple H, quindi in pratica se batte Triple H, più tardi nella serata deve farsi anche il main event contro Batista e Randy Orton. Dovrebbe essere una sfida tutta Evolution, e invece il pubblico ha guastato le cose, perché ha detto, non ci piace sta cosa. Ci poteva stare, ma alla fine era veramente il periodo di Daniel Bryan, quindi... Sì, ci poteva stare, ma forse in ritardo di qualche anno, probabilmente. Sì. Perché erano un po' fuori tempo massimo, secondo me, fare tutti l'Evolution uno contro l'altro. Sì, lo so, è un po' tardi, perché in effetti avevamo provato a fare dei mix già in passato, ma non erano mai stati così efficaci. Questa è un'immagine, spoiler dell'evento, ovviamente, ma è inevitabile che sapevamo già tutti che c'era un solo modo in cui poteva concludersi questa linea 30. Sì, anche modo. Perché sennò veramente poi la gente cominciava a tirare le uova a marce sul ring. Ma era tanto che tanto, poi gli anni dopo ho detto, vabbè, vediamo questa, Vince, vediamo questa, ma dopo decido tutto io, ne facciamo come mi pare a me, infatti, vedrai, poi 9-10 anni di Roman Reigns nel main event di WrestleMania. Cioè, sì, allora, purtroppo. Sì, comunque sia, questo è stato un evento importantissimo. E parte subito con Daniel Bryan contro Triple H, era il periodo dell'Authority, che sai quando c'era Stephanie che urlava contro il pubblico, il microfono, già state zitti, queste cose qua. Insomma, cioè, lei era cattiva e Triple H forse un pochettino meno, ma era comunque fischiato, vabbè, per quel periodo lì non volevano vedere Daniel Bryan, diciamo così. Poi l'aveva sfavorito. C'era anche Corbin Kane e quei altri due storditi di Jamie. Mi sa che forse dopo è arrivato Corbin Kane, cioè è arrivato, alla fine purtroppo è arrivato anche lui, ma fa ridere, ma... Sì, c'era un sacco di con quei altri due JB Noble, Mercury. Ah, ma secondo me era ancora un po' prima qua. Comunque sì, c'erano praticamente la Authority, che poi c'era ancora lo Shield. Anzi, sì. Kane era buono, qui posso dire che Kane era buono. Quindi insomma, il primo match vede appunto Daniel Bryan battere Triple H, un match bello, ma veramente bello. E niente, pubblico contento e Daniel Bryan ha la chance e dire ok, ha vinto, ma riuscirà a battere anche Batista e Randy Orton? Lo sapremo alla fine, o guardate questa immagine e vi spoilerate. O potete tornare a casa e chiudere l'episodio, no, sto scherzando. No, rimanete che ci sono le cose belle, devono ancora iniziare, perché voi vi ho raccontato le cose che già sapete, ma andiamo su cose solide. Tipo lo Shield. Lo Shield aveva debuttato di recente ed era lanciatissimo, vi ricordate che era lanciatissimo lo Shield? Shield guidato da Seth Rollins con il grosso Roman Reigns, il Lunatic Fringe, quello un po' sfasato, che era Dean Ambrose, era
Il mio preferito dei tre. Chi? Di Nembos, anche il mio. Anche mio. Sì, ma lui è sempre spasatissimo, infatti ancora oggi, forse anche di più oggi in AEW, perché tu dici, vabbè, un conto è il personaggio, un conto è che lui... No, è proprio quello, lì è proprio fuori. No? Va a ammazzarsi sul ring, ogni volta, comunque sì, assolutamente, infatti mi piace anche per quello, perché non fingeva. Se la potrebbe giocare con Jimmy Havoc. Sì, ovviamente questi tre giovincelli affrontano altri tre giovincelli, che sono Kane e i New Age Outlaw, cioè Billy Gunn e Rod Gog. Oh, anche questa non... Vabbè. Lo so. L'anno dopo sarà peggio. Ti assicuro che l'anno dopo Billy Gunn e Rod Gog sono messi peggio. Fidati. E questo anno è ancora gentile. Ex-wrestler al servizio del pubblico. Sì. Ovviamente dici, beh, una grande sfida e durerà tanto. 1:55 vince lo Shield. Beh. Davvero. Cosa ci potevi fare? È ovvio, e comunque era già l'inizio di Roman Reigns WrestleMania, lo vedrai, ne sentirai parlare ancora un po' di tempo di questo Roman Reigns, ne sentirai parlare un bel po'. E abbiamo invece un anno interessante della 31 uomini, so perché 31 e non 30, della di Andre the Giant Memorial Battle Royale. So che per me è uno degli eventi più brutti, infatti l'hanno poi mandato nel pre-show dall'anno dopo, perché sinceramente non frega niente di vedere sti qua che si menano, e era il favorito, era strafavorito Big Show, ma attenzione, perché te li leggo tutti, poi tu mi dirai se li... Partiamo, vabbè, da Cesaro, che mi sa che è quello che... Sì, sono tutti, quelli che stiamo nominando sono quasi tutti in AEW oggi, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Cesaro, cioè, tutti là, Billy Gunn pure. Vabbè, comunque. Billy Gunn, sì, è vero. Poi c'è il tuo preferito, Alberto Del Rio. No, però lui è in Messico. Però qualche giorno fa ha detto che vorrebbe tornare in WWE o in AEW. In AEW non lo voglio vedere. Ma in AEW c'è la sua ex con cui ha fatto casino, c'è Saraya. Sì, infatti. Non è il massimo. Mi sembra che è finita sberle sta cosa, mi sembra. È finita con lei che accusava lui di botte. Mm-hmm. Insomma, non è proprio la scelta ideale, non serve a loro. Neanche in WWE serve. Ma oggi no, ai tempi sì, ma oggi no. Poi abbiamo Big E, mitico Big E. Mi dispiace che lui... con quell'infortunio al collo, mica. Sì. Poi abbiamo un lottatore che è degno di fare l'attore, ha un grande talento, Brad Maddox. Ah, quello in certi film ha dato effettivamente in un determinato ruolo, ha dato effettivamente, cioè è ben, cioè, sa fare il suo, ecco, diciamo. Sì, l'ho visto anche qui, infatti ha collaborato molto con Xavier Woods, ovviamente in questo ha collaborato sia nella Battle Royale sia in certi film. Sì, infatti qui aveva la strategia di eliminare la gente, uno da davanti e l'altro da dietro, no? Cioè, infatti hanno fatto così, poi io adorando Page, figura, cioè dico beati loro. Cosa c'entra Page? Stavo parlando di una Battle Royale. No, io dico, adorando Page, dico, alla fine, cioè beati loro. Sì, era tanto la fidanzata di lui. Non è che... Ragazzi, è tutto moderno, quindi, ormai sei indietro se non lo fai ormai. Sì, esatto. Poi purtroppo non ha collaborato a sta cosa Brodus Clay, che so che avresti voluto vedere in azione. No, guarda, ci mancava anche quello, così almeno... Cody Rhodes, che era periodo Stardust, terribile. Damien Sandow, questo incredibile nominarlo ancora. Pensa che invece a me piaceva Damien Sandow. Anche a me! Adesso si chiama Aaron Stevens. E secondo è NWA, credo che sia. Sì. E secondo me quello lì è un wrestler molto dotato, perché è uno che secondo me è buono, potevano probabilmente prepararlo meglio. Sì. Lo so, questa cosa è vera. Poi abbiamo Darren Young, questo proprio un po'... schifo. Uno David Otunga. Anche questo l'avvocato, madonna. Sì.
Dolph Ziggler, questo vabbè lo conosciamo, che adesso è in TNA campione. Sì, non ha fatto grandi cose in questa battle royale. Poi Drew McIntyre, che purtroppo era Chase One ancora? No, era quello con il Slade e Jinder Mahal. No, il Trim and Band. Sì, erano Fandango. Ecco, questo è un altro inutile, cioè, però intanto aveva pinnato Jericho, quindi una roba che è inaccettabile. Goldust, che è ovviamente fratello e tag team partner di Stardust. It's Later, che abbiamo detto appunto, e Jinder Mahal, che era nella Trimen Crew, Trimen Band, quello che è. Quindi ancora? Pratica... Sì. Ha licenziato, tra l'altro. Licenziato. Sì. Poi Justin Gabriel, mamma mia. A lui era andato in AEW anche proprio all'inizio. Sì, me lo ricordo, ma non ha fatto un tubo appunto. Kofi Kingston, che si iniziava già a farsi valere. Mark Henry, che ci sta in una battle royale. Beh. Infatti ha buttato fuori un po' di gente. Poi R-Truth. Sì, ok. Rey Mysterio, però non ha fatto un tubo Rey Mysterio, non ha niente. Cioè proprio è passato inosservato, era il periodo che non se lo filavano più, purtroppo sto povero resistire. Ma non è che adesso se lo filano di più. Più grande campione della storia, che è Santino Marella, che ha eliminato The Miz, incredibile. Sheamus. Ah, è grande. Sheamus, sì. Sin Cara. È il primo o già unico? Credo sia già il secondo. Sinta de Oro, quindi boh. Non so. Se c'è un tatuaggio sulla spalla è unico. Ah, io non ho l'immagine di com'era, ma è quello che c'era nel 2014-2015. Poi abbiamo The Big Show, ok. The Great Khali, ovviamente, Battle Royale. Madonna. The Miz, che viene buttato fuori da Marella. Titus O'Neil. Tyson Kidd. Xavier Woods, appunto, grande gioco talenti con Bret Maddox. Sì, poi abbiamo visti alcuni talenti. Lo so. Yoshitatsu. Ah, ancora vivo era. Beh, ancora vivo oggi. Però. Vabbè, ma non combatte più, però. Sì, no, infatti. È Zack Ryder. Mica, quello lì ha fatto bingo con Chelsea Green. Ha fatto veramente bingo. Buono. E poi abbiamo, vince Cesaro battendo Big Show alla fine. E infatti, te lo stavo per dire. Infatti, te l'avevo detto che era lui. Ma sì. Poi abbiamo un interessante, ma non quello che pensi tu, John Cena contro Bray Wyatt. E non è quello... No, lo so. Sì, il primo, che c'era la Wyatt Family con Eric Rowan e Luke Harper. Purtroppo vai decimata, purtroppo veramente se ne sono andati via in due. Posso dire che era una stable bruciata, perché tutte le grandi faide le hanno perse. Sì, è vero. Tutte le cose più importanti le perdono. E poi abbiamo Undertaker contro Brock Lesnar, che questa qui è una sfida importante. Vuoi raccontarla a te? Ma quella lì praticamente segna la sconfitta di Undertaker. La prima a WrestleMania. Tra l'altro non so se è la persona più adatta è stata Brock Lesnar. Secondo me sì, anche se preferivo l'anno prima. Anche per status sì, al massimo l'avrei fatto perdere con Shawn Michaels, ma quella bellissima incontro. Ma non aveva senso. Ma non aveva senso. Shawn Michaels voleva ritirarsi così. E invece con Brock Lesnar è stata, perché poi lui da lì in poi ha cominciato veramente a fare incontri brevi, aggressivi, insomma è diventato praticamente la bestia. Cioè già prima lo era, però adesso battendo anche lui, cioè. Sì, lì vabbè ha vinto in 25 minuti, è un match che Undertaker sopravviveva a ogni cosa che gli faceva, però è stato impressionante vedere appunto Lesnar battere Undertaker. Non ci credeva nessuno assolutamente, era una cosa che ci credi solo quando la vedi. E polema con quella faccia di dire, oh mio Dio, ce l'ha fatta, perché si è provato l'anno prima, che era manager di CM Punk, e l'ha visto fallire dopo miliardi di tentativi, e quell'anno lì invece è proprio andata bene, cioè veramente la streak è andata bene. E ci sta, prima o poi doveva perdere, ma non ce l'aspettava nessuno che la perdesse quell'anno lì contro Brock Lesnar. Io l'avevo per scontato che vinceva Undertaker, infatti è una sorpresa. Poi abbiamo, ma va, questa non è una gran cosa, quello dopo è il match che conta di più, Divas Title,
Vicky Guerrero Invitation. Attenzione, è ancora il Divas, si chiama ancora la Divas Style. Cioè, Vicky in bikini? No, Vicky che invita la gente. No, non è in bikini, purtroppo per te no. Abbiamo AJ Lee, che era la campionessa, che affronta e sconfigge Aksana, che so che ti piace tanto. Quella era buona, bro. No, io parlavo come lottatrice. Come... Ah, beh, insomma. Come lottatrice, da... meglio di altri. Meglio la di multitalentosa Alicia Fox. Non è mai stata quella, anzi, penso che l'hanno licenziata a un certo punto perché beveva come una spugna. Bri è bella. Bri, quella lì che si buttava tipo in mezzo alle due corde, l'altro po' si rompe l'osso del collo. La moglie di cosa? Sì, appunto, io l'ho vista in uno spot e è terribile, non so se in questa... Sì, praticamente sì. Si buttava in mezzo alle due corde, l'altro po' si rompe l'osso del collo. Sì. Poi abbiamo Cameron, che... mitica Cameron, sparita sì. Perché non capace. Emma questa so che ti... Oh, a me piaceva un sacco Emma, andato poi in Ring of Honor e in TNA con Tenila Dashwood, mi sembra. Io adoro un sacco Emma, cioè, non capisco perché poi ha voluto ritornare in WWE proprio fallendo miseramente, hai ragione, questo ritorno più brutto, uno dei più inutili, e ora infatti non fa wrestling, fa tipo la travel, quella che va in giro nei posti. Vabbè, ok. Poi abbiamo Eve Marie, che è un'altra che... incapace, buona ma incapace. Sì, Laila, che era Laila El. Laila poi... era abbastanza... cioè, oddio, per l'epoca diva se la cavicchiava. Sì, se la cavava, lei era come Michelle McCool, erano quelle che se la cavavano. Naomi, questa la conosciamo bene. No, quella mi è proprio, quella mi sta un po' sul cazzo. A me sta simpatica, proprio... Poi Natalia. A me Natalia piace un sacco. Anche a me. Nikki Bella, che invece... A me piace un sacco perché è buona, non per altro. Sì, Nikki Bella. Non per altro. Sì, Rosa Mendes. Ah, una bella donna, però sì. Incapace. Summer Rae. Ah, a me piaceva tanto, però era un ceppo di legno. Però sì, sì. E ovviamente quella che anche la prossima dirà la stessa cosa, Tamina Snook, anche lei. No, non, anzi, non, non mi manca proprio. Non so che fine abbia fatto, è ancora forse sotto contratto, fa l'allenatrice. Comunque, voglio dire, e non era periodo di Divas Revolution, non ha durato neanche 7 minuti, e veramente... è finito nell'infamia quel titolo, perché veramente ormai non serviva più nulla. E poi abbiamo veramente un gran main event, questo mi piace tantissimo. Hanno fatto dopo 10 anni per omaggiare Chris Benoit, hanno fatto ovviamente per omaggiare lui, no? Chiaramente hanno fatto un triple threat match come quello di WrestleMania 20, e quindi con 3 lottatori nel main event: Daniel Bryan, Batista, Randy Orton è il campione. E arriva Daniel Bryan che vince il titolo, tutti a casa. È stato sorprendente, non saprei definire la parola giusta, ma sorprendente ci sta, perché mi ha sorpreso vedere un match così bello, e soprattutto un momento magico come quello di Daniel Bryan, che mi ha ricordato tanto Benoit Guerrero, anche se lui era da solo, però aveva 2 titoli, quindi, come a WrestleMania 20, è stato chiaramente, e anche WrestleMania 40 avrà poi il suo momento magico alla fine, ma ne parleremo quando ci arriveremo. Quindi, insomma, diciamo che me l'ha ricordato parecchio, diciamo, in qualche maniera, mi è sembrato veramente il degno erede del 20, il 30, con la stella che viene coronata, e succederà la stessa cosa anche nel 40. Vabbè, comunque sia, noi con il 30 è tutto, a meno che non vuoi dire un tuo commento. No, perché era meritato questo. Ancora la testa su Tamina, te. Ancora la testa su Tamina. Ho la testa su Nikki, su Aksana, su Summer. Ah, non Tamina, ok, non Tamina. No, Tamina proprio non avevo neanche... E tra l'altro anche su Natalia, perché ho scoperto che ha delle grandi doti. Ma certo che le ha, bravissima. Anche la sorella, molto brava. Anche la sorella non ho presente chi sia. Io sì, no, sì, non preoccupare. Allora, comunque abbiamo gli indotti della Hall of Fame del 2014, Ultimate Warrior che torna, e poi il giorno dopo fa il coso a Raw e poi muore qualche giorno dopo. Ha fatto in tempo giusto a tornare in tempo per riscattarsi, per redimersi. Sì, ma non faceva neanche a fare alzare una corda. Sì, e si vede che non stava bene. Indotto da Linda McMahon. Poi abbiamo uno che ancora oggi è in forma, Jackie the Snake Roberts, quello veramente. Non credo che fosse così in forma.
Oggi sì, comunque, oggi lo vedo abbastanza. Cioè, quando lo vedi in AEW, è stato sistemato grazie a Diamond Dallas Page, ovviamente, l'ha indotto Diamond Dallas Page, che è appunto perché è accreditato per aver inventato la DDT, incredibile. Che poi non è vero che l'ha inventata la DDT, però, cioè, la DDT, tecnicamente, è una mossa che volete, c'era già in Giappone. Pure a me piace un sacco, a me DDT, poverino. A me piace un sacco. No, DDP lo adoro, infatti DDT okay. È un grande coach, infatti l'ho visto anche ieri a Bad Blood. Poi abbiamo Lita indotta da Trish Stratus, ovviamente Lita meritava di essere in quella Hall of Fame. Sì. Paul Bearer indotto da Kane, ma era già morto perché ah, ecco. Carlos Colon indotto dalla famiglia Colon, cioè Carlito e Orlando Colon. Perché è un grande manager, ovviamente. Sì. E Razor Ramon indotto da Kevin Nash. Vivo. E lo vedrai anche l'anno dopo. Grande Razor Ramon. E ovviamente Mr. T. Ovviamente Mr. T, grande Mr. T. Indotto da Gene Okerlund. Grande Mr. T, veramente. Mi strappa sempre un sorriso quell'uomo. Poi andiamo avanti e andiamo a WrestleMania 31, che è un'edizione da Santa Clara, California. Mi direi, sti cavoli. Il 29 marzo 2015 si parte con un 7-way ladder match, non è più il Money in the Bank, perché Money in the Bank io pensavo, cavolo, ma fanno il Money in the Bank, invece no, il Money in the Bank l'aveva vinto Seth Rollins qualche mese prima, il Money in the Bank, lo dico perché servi a poi dopo come lore, diciamo come costruzione, e quindi in pratica abbiamo, te li dico in ordine, poi vediamo se c'è Zecchi il vincitore, abbiamo lui, il titolo intercontinentale in palio, avevamo il campione in carica che era Bad News Barrett. Pensa che io ero uno dei fan di anche a me piaceva di Wade Barrett, perché a me piace ancora adesso, in realtà io spero sempre che torni a fare un match. Sì. E quindi insomma Bad News pazzesco era campione. Poi abbiamo Daniel Bryan, ok, l'anno dopo aveva vinto tutto, lo mettono in un match a 7 persone sulla scala. Sì, va bene, bene, bravo, ma vai, fatti sto match qua. Abbiamo Dean Ambrose, che era già face, perché è splittato a tempi di record, sono arrivati, si sono separati quasi subito, quindi, insomma, veramente. Dolph Ziggler, Luke Harper, che veramente mi ha messo una nostalgia vederlo combattere sto match, rivedendolo. Sottovalutato comunque, perché tanto sì, perché lui era un prodotto della Chicara, quindi era comunque uno che veniva dalle indie, aveva un talento Luke Harper, non era uno cresciuto in una palestra a farsi i muscoli, aveva del talento Luke Harper. Poi abbiamo un mitico R-Truth e attenzione, prenditi un tempo per respirare, Stardust. Oh mamma mia, lo so. Io non sono fan di Cody Rowe, però vederlo con quella gimmick veramente mi fa schifo. Cioè, io non sono fan di Cody, anzi. Cioè, uno dei trattori di Cody, a me non piace proprio. Però vederlo con quella roba da buffone proprio... Allora, facciamo vedere perché ovviamente è importantissimo. Allora, poteva essere interessante se la facevano, la sviluppavano come un Goldust. Però non l'hanno sviluppata come un Goldust, l'hanno sviluppata come un coglione con la maschera. Sì, non aveva nulla di gol, era Cody Rhodes truccato così praticamente. Sì, appunto, cioè, non è... cioè, poteva essere magari un personaggio... Ma non poteva essere vestito così, un conto è Goldust, ce n'era uno solo di Goldust era Goldust, era l'unico che poteva far funzionare quel personaggio, l'unico, perché nessun altro poteva fare Goldust, sì. Solo Goldust poteva fare Goldust, perché Dustin Rhodes è un genio, sapeva... Infatti lo ammiro tanto, non mi piace come lottatore, ma come interprete veramente tanto. Io, oddio, no, non è così malaccio come lottatore. No, non è male, ma non è uno che ti vedi fare cose spettacolari. No, vabbè. Ma neanche, guarda, per esempio, neanche William Regal, non è che era molto terra-terra, eppure era un grande. Ma William Regal era capace di fare roba tecnica per William Regal, cosa che pochi riescono a fare. Sì, però non è che facesse cose spettacolari, faceva le sue mosse tecniche. Sì. Però, comunque veramente mi dà tristezza a me Stardust. Sicuro. Lo so, purtroppo è così. Poi abbiamo invece la vittoria di Daniel Bryan, che diventa campione intercontinentale, yes, il pubblico contento, ci stava. Aveva fatto grande slam, o no?
gli mancava ancora qualcosa. No, mi sa che gli manca qualcosa. Non mi sembra che sia uno che ha fatto il grande slam, Daniel Bryan. Comunque, abbiamo poi... Mi sa proprio di sì, mi sa. Ah, strano, dovrei controllare, ma non... Oh, non mi... quello da WWE mi sembra che l'ha vinto. Ah, ok, perché quindi ha vinto anche il titolo americano. No, non lo so, ti chiedo in realtà. Non titolo è americano, che... quindi ha anche vinto lui. Sì, 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 quello americano sicuro 100%. Ma... Sì, l'ha vinto. Già, allora, probabilmente sì. Vabbè, poi abbiamo Seth Rollins, cattivo, contro Randy Orton. Seth Rollins era con i due amici dell'Authority, che sono Jamie Noble e John Merkley. Oh, madonna. Sicuramente importantissimi, molto utili, proprio. No, vabbè, oddio, aspetta, Jamie Noble ai tempi sì, leggero, e Mercury faceva parte degli M&M, quindi... sì, beh, non è che fosse così non erano così cessi, lo so, sta cosa è vera. Randy Orton batte Seth Rollins, è incredibile, Seth Rollins perde in questo match perché Randy Orton fa RKO e tutto, e dopo 13 minuti Randy Orton ha la meglio sull'Authority, che fa quella bellissima RKO al volo, mi sembra. Sì, è fatta bellissimo quando Seth Rollins si lanciava in volo, sì, lo so. Sì, bellissimo. È un bello spot, infatti questo match è considerato buono. A differenza del match Divas di prima dell'Invitation di Vicky, che stranamente faceva schifo. Cola. No, per dire che era stato il cesso dell'evento precedente. Questo evento qua, c'è un altro match femminile che sarà il peggiore, vedendo i voti e tutto, ma... È strano, perché non è un motivo, non è che... Quando leggerai i nomi direi, ma non sono così male, ma poteva esserci, c'era di meglio. Vabbè, magari era Playboy Ring, magari. No, non erano, no, beh, in realtà no, però tutte santerelle, ma te ne parlo dopo. Abbiamo un match, secondo me, fra i più costruiti bene e i più buttati al vento. Abbiamo Sting. Madonna, che spreco che è stato Sting. Abbiamo Sting a WrestleMania 31. No, cioè... Io mi incazzo quando vedo Sting, la run che ha fatto in WWE, mi incazzo a bestia, perché poi vedo lo Sting in AEW e dico, ma porca Eva, non potevamo sfruttarlo bene. No. Sting in AEW perfetto, voto 10 al ritiro di Sting in AEW. Quello è stato Io. Io l'avrei fatto combattere contro Darby Allin, però vabbè. Ma aveva comunque senso perché c'era il figlio, come far capire una sorta di connessione, che la vita va avanti e la leggenda si ritira, ma il wrestling, cioè, come dire, è stato un passaggio, così lui ha poi vinto, cioè lui ha vinto il ritiro, ma non ha dovuto fare, cioè non è successo nulla. A fine Sting mi sembra che sia andato imbattuto, è rimasto imbattuto. Sì, vabbè, io spero che comunque gli danno qualche ruolo dirigenziale, perché se gli interessa, uno come Sting andrebbe sempre tenuto anche i ruoli dirigenziali. Sì, e quindi insomma, e questa hanno fatto una brutta cosa, perché l'hanno impostato come DX o WCW. Cioè, non ha senso. Nel 2020, io non ho capito questa, però. In pratica, Triple H si porta dietro i sfigati da DX, cioè praticamente Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac, e l'altro, invece, si porta dietro Hulk Hogan, Kevin Nash, e Scott Hall, che sicuramente molto, molto utili, Scott Hall nel 2015 su Ring, immaginate che... Vabbè, comunque, morale della storia, tutto il match fra Sting e Triple H, che è la sua grande sfida, è proprio chiamato il tag WWE, contro WCW, come dire, il match che non è mai accaduto accade ora, ovviamente. È un brutto match, ma non perché sia brutto, perché Sting e Triple H sanno fare. Viene interrotto tra mille di rivolte degli esponenti della DX, degli esponenti del NWO, con Hulk Hogan vestito in nero con la cosa NWO, cioè, ti rendi conto, Hulk Hogan che dice forza WCW, insomma, proprio con Hulk Hogan di una volta. E alla fine, fra un'interferenza e l'altra, Triple H riesce ad avere la meglio, ti schiena Sting, ma senza neanche troppo cioè, ti dà un sganascione col martellone, e buono, butta giù e lo schiena. E niente, e Sting debutta con lo schifo proprio. E come dire, ha visto la DX, ha fatto la WCW, e un commentatore gli dice, era già successo nel 99, è successo di nuovo. Cioè, come dire, vedi, c'era Shawn Michael, mi sono dimenticato, c'era Shawn Michael che gli fa tipo il super kick. Quindi in pratica c'era Shawn Michael di mezzo che porta la vittoria a Triple H. E veramente questa era una roba di Vince, che è fermo nella sua epoca,
non c'è evoluzione per lui. Sting è sempre quello del 99 che gli faceva sprecato, sprecato Sting. Sì, sprecato, ma soprattutto è ingiusto anche, oltretutto veramente è un'ingiustizia. Cioè, praticamente lui ha solo perso. Sì, sì, lui, il match interrotto continuamente da interferenze esterne. Alcuni lo considerano pure un buon match, sì, perché vabbè, è star power, ma star power non significa gestirli così male. Ovviamente Triple H si piglia una bella vittoria, che di solito la WrestleMania perde, almeno quell'anno lì ha vinto. Però mi spiace che in quel maniera lì è contro Sting, vabbè, si poteva fare diversamente. Mm. Abbiamo il match delle Divas che ti dicevo, AJ Lee e Paige. Ah, sì, sì, cavolo, me lo ricordo. Sconfiggono le campionesse che la sorella è bella. Allora, me lo ricordo perché praticamente AJ ha detto il giorno dopo che se andava via. Sì. Quindi praticamente hanno fatto la vittoria di Paige e AJ perché dicevano ok, quindi ci sono loro, siamo a posto. Invece poi AJ si è andata via e quindi praticamente hanno mandato a puttane ogni tipo di racconto che si poteva fare. Sì, 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 sì. Però sono stato contento perché alla fine hanno vinto tra le due mie preferite delle Divas, delle vecchie Divas, che erano appunto Paige e Jay, che poi si vociferava che lei era incinta per quello che avesse combattuto poco e Jay, però poi non poi sappiamo che non è così. Ah, non era vero. Sì, no. Non mi ricordo, era un more fake, me lo ricordo. E, comunque, secondo me hanno sprecato un'altra occasione, però anche lì non è colpa della WWE, questa volta è colpa di, in realtà, di Jay, perché ha detto qualche giorno dopo se andava via. Poi abbiamo il match per i titoli degli Stati Uniti. Questo un patriottismo allucinante, perché c'era Rusev campione. No, mica. Con Lana, che ha mostrato essere un grandissimo talento. Ma adesso Lana è single, sì, sta mostrando il suo talento nelle sì, 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 lo mostra molto bene. Assolutamente. Mica, sono due talenti, che ragazzi. No, ma non solo quelli, anche veramente. Talenti davanti, dietro, sopra, sotto. Però aspetta, come manager, però attenzione, Lana come manager secondo me avrebbe funzionato. Sì. Secondo me se la metti con un heel, Lana ti non in quella porcheria con Bobby Lashley, però se la metti nel ruolo di manager seria, il Lana ti fa il tuo. Cioè, sì, se la metti a combattere non devi farla sedere sul ring, però come manager io lo so che qua mi attiro qualche critica, ma secondo me come manager il che non combatte, ripeto, lo sottolineo in 10 volte, uh-huh, affiancata a uno che ha il carisma di un comodino, secondo me è utilissima Lana. Poi non so te, sì, cosa ne dici. Ma sì, ci sta, ma Lazy non mi dà proprio fastidio, lei non è come manager, non è terribile, sapeva anche parlare al microfono. Appunto, è per quello che dicevo io. È quello che penso sempre quando vedo Miro, dico bravissimo talento, ma ha bisogno di un manager. Ma sì, oddio, non è che in AW abbia fatto sto. Me piace, però senza manager, cavolo, sono sprecato. È uno dei tanti, è grande e grosso. Rusev affronta un John Cena che ti entra con la marcia patriottica, i militari sullo sfondo, la bandiera americana, sai già come va a finire prima che inizia, perché sei già la cosa che, come dire, sai che avrebbe funzionato così tanto con questa entrata? Jack Swagger. Sì, ma Jack Swagger trattavano da cattivello, invece lui entrava come l'eroe buono, il The Marine, insomma queste cose qua. E come succede? Che praticamente lui incarna lo spirito dell'America, è ovvio che contro Russia lo deve vincere l'America, ovvio, lo vince John Cena in 14 minuti, è ovvio, ma è ovvio. Mm. E lì poi è stato un buonissimo regno di John Cena, che è stato un grande campione. Perciò non ho recriminazioni sul risultato. Ogni settimana c'era un invitation dove potevi vederti chiunque, andare per il suo titolo. E poi chi è che l'aveva battuto? Non mi ricordo. Non mi ricordo, però so che in una cosa c'è Kevin Owens contro i due, che veniva da forse era lui. Però vedi, se con l'entrata se avessero sfruttato il personaggio di Jack Swagger, secondo me veniva fuori ancora meglio di John Cena, perché Jack Swagger faceva col suo eccetera eccetera, proprio incarnava una parte di americani, poteva funzionare. Allora, John Cena ha perso il titolo contro Seth Rollins, poi l'ha subito rivinto e l'ha perso contro Alberto Del Rio definitivamente, cioè assurdo. Assurdo.
Andiamo avanti, abbiamo per tutto un segmento che mi ricordo, visto qualche giorno fa, fatto un rewatch diretta con te, tipo 2 giorni fa, e ho visto questo segmento in cui praticamente c'è Triple H e Stefani che si lamentano, bla bla bla, bla. Arriva The Rock, interrompe tutti, e dice: ho una persona con me, arriva Ronda Rousey dal pubblico con la maglia di Vegeta, che inizia a prendere sberloni Triple H. Ronda Rousey non era ancora notatissima da lui. La maglia di Vegeta è bellissima. Sì, la maglia di Vegeta era bellissima. E ha steso praticamente Triple H. Vediamo se riesco a trovare una cosa. Ronda Rousey, WrestleMania 31, sperando che ci sia, perché era veramente una figata. E appunto, sì, con The Rock, con la maglia di Vegeta, almeno vediamo anche... Bellissima la maglia di Vegeta. Cioè, capisci? È stata amata, è stata molto amata. Anzi, quella Ronda Rousey così mi piaceva, quella Ronda Rousey dominante dopo stufava, ma questa così L'ultima Ronda Rousey scazzata, non mi è piaciuta. Sì, non voleva perdere, non voleva più perdere, dice che l'ha trattata male, ha detto non mi consideravano, figurati, non ti consideravano. Ma sei andato tutti, Tito, tutto, me ne vendi queste mania. Andiamo avanti. Abbiamo questa vittoria, è lei che prende a sbellone Triple H e The Rock che festeggia, e quindi insomma un ottimo debutto, considerato che poi Ronda Rousey faceva anche film, oltre ad essere campionessa UFC, era veramente importantissima all'epoca. E poi abbiamo il post-streak di Undertaker che va contro Bray Wyatt. E io questa cosa proprio brutto match, noioso. Undertaker era in forma migliore, c'è da dire, Undertaker. Però un match deludente, non è un buon match, cavolo che bel match, è proprio vuoto. Si può dire che Bray Wyatt aveva una grande testa, ma sul lottato siamo scarsi, cioè si può dire sta cosa? Si può dire, anche Undertaker non era più fisicamente quello di una volta. Aveva 60 anni, ma non ce la faceva più. Sì. Poi dopo lo vediamo in Arabia che cosa succede. Oh mio Dio. Però Bray Wyatt io l'ho sempre pensato come un grande creativo, una persona con una grande fantasia, ma sul lottato siamo scarsi. Non siamo... Sì, lo so. Perché sembra che non si può dire sta cosa. Invece... No, si può dire. Io sono sempre pensato che... Però non è che è proprio pessimo, però non eccezionale. Pessimo, e in tutti quegli anni che abbiamo visto wrestling c'è gente peggiore. Tanti. Molto peggio, c'è gente veramente che sono dei ceppi di legno. Bray Wyatt non mi ha mai fatto pensare, che noioso questo, non me l'ha mai fatto pensare, però non erano match. No. Alla fine è un match così, vedi Undertaker che si salva da tutto e seppellisce, cioè seppellisce nel senso Tombstone, pile driver. A Bray Wyatt dopo 15 minuti. Io mi ricordo una roba Survivor Series di Kane e Undertaker che squascia praticamente la famiglia Wyatt. La famiglia Wyatt, me lo ricordo anch'io sta roba. Mi ricordo anche la famiglia Wyatt in un segmento con John Cena che John Cena e altre leggende che tipo li stendono, ma quello è anni dopo. In ogni caso, poveracci. E andiamo al main event, un altro anno di il main event è Brock Lesnar, il credibile campione con Paul Heyman come manager, affronta Roman Reigns che aveva vinto la Rumble. Il pubblico lo fischia ma veramente tanto, praticamente a chi fischia? Roman Reigns sì, è la prima volta che si piglia la bordata di fischi, perché vincendo quella Rumble lì ha deluso molti, perché non volevano vedere sto match come main event, non lo volevano, è un match che non è stato accettato, perché Brock Lesnar era rispettato e tutto, ma Roman era troppo grezzo all'epoca. Cioè, se l'è cavata, è stato anche un bel match, io per me è un bel match, bellissimo, con la sorpresa che quando stanno per schienarsi, senti la musica di Seth Rollins, quella bella, quella di una volta, quella forte, arriva lui, incassa il Money in the Bank, e vedi che Roman fa un grande errore, interrompe Lesnar che stava squasciando Rollins, che è arrivato, cioè non solo Rollins ha perso contro Randy Orton, ma viene squasciato da Lesnar. Roman gli fa la spear su Brock Lesnar, lui la schiena è Roman e ciao. E quindi insomma Seth Rollins chiude come vincendo il main event di WrestleMania in un match dove non era presente, però è stato il primo main event di WrestleMania che fanno così, ha funzionato benissimo.
e ovviamente con Polema che ti fa le facce disperate, cioè insomma è bellissimo. 16 minuti e 45, questo è un grande main event, si intravede il talento di Roman già, anche se lì deve solo fare quello arrabbiato, mi hanno fregato il titolo, però si intravede già il talento di Roman. Io non sono fan di Roman Reigns, quindi... si intravede il Brock Lesnar Prime, quello migliore della storia, della sua storia. E si intravede ovviamente un Seth Rollins opportunista che poi sarà con l'Authority, inizierà a fare il pedigree, lì non faceva ancora quella, faceva ancora le mosse in salto, ma poi faceva ancora lo stomp. Sì, è bello lo stomp, sì, sì, infatti ha vinto con lo stomp, è bellissimo stomp. Ma era un poco sicura quella mossa, quindi capisco. Hanno detto che, avevano detto che l'avevano quasi bannata. Sì, praticamente sì, perché ti dà un calcio sulla testa, anche se ti becca di striscio ti fa comunque male, cioè veramente non è proprio quel tipo di mossa. Lo capisco perché l'hanno bannata, però. Adesso cos'è che fa lui, scusa? Pedigree. No? Ah, fa pedigree. No, fa anche altro, però... Ma non fa altro, in realtà, mi sembra... Sì, ma non fa... Ma lo stomp non è più quello di una volta. Comunque, quello stomp lì era bellissimo. Quello stomp lì era una roba veramente, veramente... Fa il super kick, fa tante cose. Lo small package drive, insomma, fa un po' di cose. I super kick lo fanno un po' tutti. Sì, lo small package drive era anche quello che fa lui. Sì, comunque, insomma, un po' tutti. Ne ha fatti di cose interessanti, però se lo stomp lo fa molto più safe quando lo fa, non fa più quello stomp che ti ammazza. No? Comunque... E poi abbiamo dunque, quindi quest'anno si conclude con Seth Rollins, che vince, tutti contenti, o forse no, ma è piaciuto perché è stato bellissimo. E poi abbiamo l'Hall of Fame, ovviamente, per omaggiare i lottatori, purtroppo, ecco. Partiamo con il più importante, era morto Macho Man Randy Savage, ovviamente ecco. Non avrebbe mai fatto il suo ritorno da vivo, con Vince McMahon lì, non si sa cosa è successo fra loro, non so se è solo una questione di fare il documentario, non credo che spieghi qualcosa del genere, non l'ho visto, ma secondo me no. E poi comunque viene indotto da Hulk Hogan, viene indotto da Hulk Hogan, ovviamente giusto, non poteva anche esserci Hulk. E poi abbiamo da Jim e Jay Uso, ci sta, famiglia, famiglia Fatu, sì, l'hanno indotto loro. Poi Alundra Blaze, storica lottatrice, conosciuta anche come Debra Miceli. È quella che ha vinto il titolo intercontinentale. Sì, sì. Sì, 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 assolutamente. Quella, sì, sì. No, non, no, non è quella sì, 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 esatto, esatto. Era Cruiserweight, era il titolo Cruiserweight della CW. È indotta da Natalia. Vabbè, giustamente. Larry Zbyszko, grande manager, indotto da Bruno Sammartino. Veramente, ma è ancora vista. Sì, era vivo, è morto nel 2018 lui. Poi Tatsumi Fujinami, lottatore giapponese, ha vinto 6 volte il titolo mondiale di WGP, indotto da Ric Flair. Ci sta. Sì, sì. E poi abbiamo Kevin Nash, che in realtà è indotto come Diesel, che viene indotto da Shawn Michaels, ovviamente, che viene la kick. Era l'anno di WrestleMania 31 con Sting, quindi contro la DX, perciò. Potrebbe essere indotto con altri nomi, sì. Che viene. Sì, e poi abbiamo i Bushwalkers, quei team che a me non è mai piaciuto, indotti da John Laurinaitis, cioè, Johnny Ace, no, ancora lì, adesso non penso che faccia più nulla. E poi abbiamo Arnold Schwarzenegger, che era attore e 38 Schwarzenegger. Sì, proprio lui, sì. Indotto da Triple H, che cavolo, Terminator, perché Triple H ha fatto l'ingresso. Ma perché si è picchiato dei match? No, in realtà no, è solo perché è celebrità, perché ogni tanto ha fatto delle apparizioni, ma non me lo ricordo neanche. E poi abbiamo il Warrior Award, che è un titolo dato a un bambino di 8 anni che aveva una malattia bruttissima, che era un Crusher, indotto da Daniel Bryan, ovviamente. Poveraccio. Sì, questa è una cosa tristissima. Perché... Vabbè, sono brutte notizie, ovviamente. Però, cioè, alla fine ci stava, l'hanno mangiato insieme alle grandi leggende del wrestling, perché era fan di wrestling. Ci stava. Giustamente. E poi alla fine, quindi, è stato un anno importante, soprattutto per ricordare Macho Man Randy Savage, che è uno dei più grandi lottatori della storia. È apparso anche nei film di Spider-Man. Era il cattivo dell'inizio del film, quello che faceva il wrestling. Era ovvio, faceva il cage match. Cioè il cage match. È apparso anche in TNA, tra l'altro. In TNA, sì, non è che abbia fatto uno stint
così bello da ricordare, ma no, però anche lì l'ho sentito fare è sempre incredibile. Infatti lui ha chiuso la sua carriera in TNA, chiaramente, però... se ci fosse stata l'AEW in quell'epoca sarebbe andato in AEW, secondo me sì, per fare un torto a Vince. Ma sì, in realtà tecnicamente pare che fosse una cosa a una singola parte, non era Randy Savage, cioè, vuol dire Vince, assolutamente non era lui. Era il contrario, non si sa, però strano, come mai Vince mi sembra... perché lui ha perdonato tutti, ha perdonato Bret Hart, ha perdonato un sacco di gente con cui aveva problemi, ha perdonato tutti, ha perdonato gente che l'aveva tradito, cioè che era andato in WCW, tradito in quel senso lì, tipo sì, tipo Kurt Angle, che l'ha fatto squasciare da tipo Kurt Angle, vabbè, ho capito, però gli ha perdonato, io te la faccio pagare, anche Booker T, io te la faccio pagare, ma sì, ma poi... Però poi bisognerebbe chiedere a Stefani cosa è successo. Forse è proprio quello il problema. Chissà cosa è successo. Bisognerebbe chiedere a Stefani cosa è successo. Non lo so, sono tante voci. Comunque, la cosa bella è che una piccola chicca, che sai che Vince McMahon ha delle accuse a suo carico, da delle cose poco conto. E lui nel documentario, da quanto ho sentito, lui si è autoconfermato molte accuse che gli facevano, ha ammesso un sacco di cose. Nel suo documentario stesso, che doveva essere per aiutarlo a scagionarsi, in realtà ha detto no, ma io questo l'ho fatto. Non deve essere in galera allora. No, tecnicamente è autotestimonianza di... Però ovviamente non era in corte, può sempre dire che stava recitando una parte. In realtà no, perché è un documentario... No, non è così che funziona. Lo so, comunque lui ha ammesso tipo un sacco di accuse che gli aveva conto. Ah sì, questo l'ho fatto. E ne va fiero. Poi quindi pare che nel documentario tante cose, dice sì, questo è giusto, questo... cosa buona, sì sì, ma come ho trattato quello, non lo so, quindi insomma vabbè, è normale, lo giustifico, fantastico, sì, no, non lo giustifico io, si è autogiustificato lui in quel senso lì. Ah, pensavo così. Vabbè, per oggi abbiamo concluso con WrestleMania 31, devo vedermi ancora 32-33, recuperarli, che li ho visti i tempi, ma vabbè, gli anni passano, la memoria non è che... non è gli anni sono passati, nel senso che dovrei rivedermi e darmi una bella rinfrescata. Secondo me i match che ti guarderai saranno quelli delle Divas. Ma le Divas iniziano a migliorare dal 2016, perché... No, perché non c'è più le Divas, c'è la Woman Revolution. Finalmente, un po' di roba decente, cavolo, un po' di roba decente. Anche se si continua a non piacermi lo stesso, perché... le donne si picchiano, non è che mi piacciono, cioè infatti li trovo noiosi, però alcuni match sono veramente fighi, però altri sì, cavolo, quando hanno fatto gli NSL, hanno fatto Money in the Bank, hanno fatto delle innovazioni, hanno solo due in realtà, perché in realtà solo due hanno elevato al massimo, due o tre hanno elevato al massimo, Becky, Charlotte, chi è Becky, Sasha, e anche Bailey, che ora stanno criticando aspramente in AEW, perché ha perso quello che la rendeva eccezionale. C'è un sacco di lottatrici che in WWE le valorizzava bene, tipo Ruby Soho, ma in WWE sembrava una roba pazzesca, invece vedi lì. Invece le WWE riescono a valorizzare benissimo ancora. Già in AEW era fantastica, cioè era già vincente. Insomma, sì, che dire? Adesso credo che ora sia fuori combattimento, perché io, quindi... No, aspetta. Certo. Come no? Sì o no? Vabbè, non lo so. No, sì, no, mi sembra che aspetta un figlio, quindi... Vabbè, sì, vabbè, infatti non c'è... Quindi, giustamente, non è che poi... Cioè, loro valorizzano probabilmente quelli della loro scuderia, quindi valorizzano parecchio Britt Baker e valorizzano quell'altra, Jamie... sì, ho capito che intendi. Quell'altra ragazza che è bravissima. Valorizzano altre che sono cresciute non in WWE, tipo quella strana. Sì, Kate, oddio, Katie, mi sembra si chiama Sunderland, una cosa del genere. Sì. Lei, Anna Kay, valorizzano quelle. Mm. Potevano valorizzare, secondo me, anche Bunny, sì. però Ellie ha avuto un infortunio gravissimo al collo. Potevano, però secondo me quella gente della WWE la prendono per far crescere i loro, perché... Ovvio, sì, secondo me sì. Vabbè, comunque sia, vediamo, in ogni caso torneremo con questa linea 32, la prossima volta, mi raccomando, seguiteci tutti gli episodi, a lunedì.
è il venerdì sera. Ok, e ci vediamo ragazzi, grazie di cuore, un saluto a tutti là e buona serata, o quel momento della giornata che seguite a tutti.